Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per un nuovo episodio con Resident Evil 4. È molto probabile che nel momento in cui voi guarderete questo gameplay, Resident Evil 4 per la prima volta dopo tanti anni diventerà obsoleto, perché comunque dovrebbe essere alle porte l'uscita di Resident Evil 4 Remake. Non so se quando vedrete questo gameplay sarà già uscito, ma è comunque questione di poco. Con una puntina di rimpianto, però tanto prima o poi giocherò anche quello, quindi che ci importa. Andiamo avanti. Qual era il file? Questo. Carichiamo e torniamo. Ah, ok, sì. Ho appena parlato col nostro amico. Abbiamo il Vendicatore, giusto? Certo che sì, questa è il Vendicatore, vero? Ok, ok. Bene, quindi qui abbiamo fatto tutto, usciamo e ci aspetta un gameplay un po' più tosto del normale. Non che fino adesso sia stata una passeggiata, però. Ecco l'ambulanza! Pausa! Non si è sentito nulla fino adesso. Non è volata una mosca. Inizio a registrare io e sirene a tutto spianto. Ok. Vamos. Ok, siamo fuori di fronte a questi grugniti sinistri. Quindi noi adesso proseguiamo di qua. Ci aspetta un ultimo pezzettino prima di arrivare al lago. Quindi vai. Ok, qui vedo dei proiettili. Qui dietro non c'è nient'altro. Quindi sì, entriamo. Vai, tutto tranquillo. Tutto tace. E ci sono... c'è un barile. Vai. Altro non ce n'è, quindi usciamo. Armi cariche, sono già cariche. Altro avvertimento qui. Occhi aperti. Leon stesso ce lo dice. Altro da raccogliere non c'è? Bene. E allora scendiamo con... che cosa? Oddio no, i tasti. Ragazzi, questa è la volta buona che muoio. Wow, pelo pelo, ma la roccia mi ha compenetrato, ma pelo pelo, ma ce l'ho fatta. Io vengo da là, vero? Gli occhi, chissà se posso vedere da dove mi hanno lanciato il sasso. No, sono già scomparsi. Ok, ho sentito un suono, ma probabilmente era un corvo. Ok, ok. Ah, questa è una zona paludosa. Ed ecco lì qualcuno che già mi aspetta. Attenzione che già vedo le luci degli esplosivi a cavo. Anche laggiù c'è qualcun altro, ma lui sta davanti o dietro? Maledetto. Vai addosso. Niente, speravo di far esplodere. Attenzione, attenzione. Fantastico. Forse da una parte conviene lasciarle queste trappole, perché alla fine se ci cadono anche loro, lì c'è un altro signore che mi aspetta, se ci cadono anche loro, tanto di guadagnato. Qui sotto. Modo zappe di passaggio. Oh, grande headshot. Oh, maledizione, il serpente stavolta ha fatto in tempo a prendermi. Chi è? Oh, aspettate che questo ha fatto cadere qualcosa. E niente. Fantastico. Non so se qui sotto c'erano degli oggetti da trovare, ma sembra di no. Sento come se qualcosa nuotasse nell'acqua. Venghino, venghino. Grandioso. Non ci prova. Scusi, ecco.
liscio. Attenzione. Credo che ce ne sia anche un altro. Eccolo qua. Ah, vedi che schivata alla Matrix proprio. Bene, direi che abbiamo fatto piazza pulita. Ora sì. Anche se nessuno ci ha lasciato nulla, ma va bene uguale. Bada, bada che arrivano altri. Mio Dio. Aspetta, aspetta, allontaniamoci. Qui non credo ci siano altri cavi. Cioè sì, ci sono, ma... Oh! Bene. Uno c'è cascato. Attenzione. Ok, una panchina per aspettarli tutti. Shotgun. Signori, non ne possiamo parlare? A quanto pare no. Oh my god. Bene, bene. Dai, tutto sommato. Ah, ci sono dei serpenti che nuotano. Ecco cos'era. Oh, oh, c'è ancora gente qui. Miralo, guardalo, è ferito. Dietro di te, imbecille. Attenzione che sta per lanciare. Tempo in tempo. Mannaggia. Direi che un po' di mano ce l'ho ripresa, tu. Aspetta, non so qual è il dietro di te. Oh! Bene. Un po' di mano ce l'ho ripresa, dai. Me la sono cavata molto meglio rispetto alla prima volta che c'è stato uno scontro, dai. Ok. Recuperiamo tutto quello che hanno lasciato cadere. Uff, ora posso... Credo di potermi rilassare un attimo e analizzare la zona. Qui intanto, prima che ci vada a finire io, togliamo le trappole. Anche qui ce n'è una, probabilmente c'è altra gente. Sì, laggiù. Vabbè, questo aspettiamo un attimo. Anzi, meglio, perché così se attraversa la trappola sentiamo subito l'esplosione. E non ricordo se questi serpenti mi davano qualcosa, forse un uovo? Tutto sta... Oh sì! Ah sì, a proposito, uovo di gallina marrone, grazie per il consiglio. Le galline effettivamente hanno soltanto un canale, sia per i bisogni che per la deposizione. Ok, due uova per noi. Questo era un uovo bianco. Questo si era sciacquato dopo essere andato in bagno. Un altro serpente. Di solito non ammazzo gli animaletti, ma visto che questi comunque mi danno uova. Oh, chissà se c'è qualche nido su questi alberi. Effettivamente non ci ho guardato, ma mi sembra di no. Ok, penso... Oh, fermi tutti! Che qui c'è qualcosa. Prima che scompaia... Che cos'è? Ah, ok, una granata. Ma l'hanno lasciata cadere i paesani oppure stava già lì e non l'ho vista? Bah. Ok, direi che possiamo proseguire. Perché ha scattato, ha caricato qualcosa? No, andiamo di qua. Posso salire anche da qui volendo, così posso superare la trappola.
Chissà se sulla mappa è segnato qualche tesoro. Oh, porca miseria. Sì, sì, sì. Meno male che mi c'è caduto l'occhio. C'è un tesoro qui da qualche parte. Ora, vediamo bene. Dietro questa costruzione qui. Un nido, forse? Oh! A posto. Era? Oh, un'antica pipa. Ma è bellissima, la voglio anch'io. Bene, fatto questo, dovremmo aver preso i tesori che c'erano nella zona. Possiamo proseguire. Dagli a tutti. Mi scatta sempre, chissà perché. Pure non è che ci siano elementi particolari. Comunque, saliamo. Ho visto qualcosa che brillava o sbaglio? No, forse un difetto nella texture. Adesso. Arrivo tosto. Arietta! Arietta! Ho fatto un gravissimo errore. Vabbè. Dovevo immaginarmelo che c'era qualcuno dentro la casa. Sto continuando a sbagliare. Aspettate. Oh, oh. Wow. Ovetto di serpente che... Ah, che poi in realtà è sempre classificato come uovo di gallina. Chissà se c'è qualche differenza tra il bianco e il marrone. Magari uno cura un po' più di energia rispetto all'altro. Ok. Non ci ha curato al 100%, ma ragazzi, va più che bene. Vai. Proiettili. Scatola. Serpente. Stavolta non m'hai fregato. Grande. Appena usato un uovo, ne troviamo subito un altro. Non c'è altro. Moto maledette. Che poi, moto maledette. Anche io guido una moto, eppure. Ok, proseguiamo. Ci siamo. Che dice la mappa? Dice che siamo arrivati e che c'è anche un tesoro qui davanti a noi. Siamo in pratica all'ingresso del lago. Va bene. Allora, mi sembra che c'era un molo qui a destra. Calma. Non so se c'è gente, ma sembra di no. Né qui, né lì. Munizioni. Vai, altra scatola. Wow, erba gialla. Meraviglioso. A proposito... A parte che ho mancato un tesoro, quindi sicuramente è un nido. Mischiamola. Abbina. Ok, abbiamo due erbe gialle da usare. E qui sicuramente c'è... Eccolo qui sopra, un nido. Hai preso bracciale d'oro con perle. Bello. Che altro c'è sulla mappa? Prima che me ne vado troppo a zonzo. Qui in alto dovrebbe esserci un bel vedere, perché... Sì, qui si prosegue. Aspettate, torniamo indietro. Che poi tra l'altro da qui si poteva anche assistere a una schermata, a una scena. Questo è il bel vedere sul lago. Che brutta fine, ragazzi. Quello era l'altro nostro compagno.
sicuramente era già morto, penso, e l'hanno dato in pasto a questa creatura, che io penso sia un gigantesco anfibio. A parte che lì c'è qualcosa, laggiù, c'è una costruzione, tanto probabilmente ci andremo. E quello lì è il molo da cui possiamo accedere. Ah, sono tipo dei falò per illuminare di notte. Ok, scendiamo. Qui non c'è nulla. Da lì siamo venuti e noi andiamo qui a sinistra. Dovrebbe esserci un salvataggio possibile? Eh sì, anche perché gente non c'è. Ok, in questo molo troveremo una barca. Mi sa che possiamo anche scendere in acqua? No, come facevo a prendere i pesci? Vabbè, non ci interessa. Entriamo un attimo qui. Non dovrebbe esserci nessuno. Ok, erba. Macchina da scrivere. Barili. Ok, salviamo perché adesso noi moriremo. E non è che dico probabilmente, no, vi dico proprio, moriremo. Perché c'è una cosa facoltativa da fare. Non serve a nulla per il proseguimento del gioco, però la farò. Dunque, abbiamo inteso che in questo lago c'è un mostro, chiamato per l'appunto del lago, che sicuramente dovremo affrontare. Tanto il gioco ormai lo conoscete. Ma il punto è che se noi cominceremo a sparare senza senso nell'acqua... Achievement sbloccato, non sparare all'acqua. Quindi dal punto di vista completistico sì, questa cosa andava fatta. Continui? Certo. Ok, in pratica faremo uscire del lago stesso, che rosicherà perché spareremo in acqua e ci ucciderà immediatamente. È una cosa che non tutti conoscevano. Comunque abbiamo anche sbloccato l'achievement. Adesso noi dobbiamo attraversare il lago e ci sono due posti da raggiungere. Uno è questo qui dove c'è anche un tesoro, ma in questo momento non lo possiamo raggiungere, lo potremo raggiungere dopo. E poi dobbiamo andare qui, che in questa sezione, oltre al nostro obiettivo, c'è anche un tesoro e qui potremo salvare. Va bene, quindi alle nostre ore 2 più o meno. Alle nostre ore, sì. Prendiamo la barchetta e dovrebbe essere... Quella laggiù è la zona inaccessibile, quindi noi dobbiamo andare da quella parte, credo. Vabbè, intanto saliamo sulla barchetta. Ah, ecco, giusto, giusto. Aspetta, fatemi fare un po' di pratica. Quindi, ok, puntando, abbiamo degli arpioni infiniti e forse con questo potremmo pescare dei pesciolini. Anche se per adesso non ci interessa. Noi sicuramente dobbiamo andare di là. Come si... Come si avanza? Aiuto! Ah, semplicemente inclinando lo stick. Chissà se passo raso al lago. No, vabbè, andiamo. Non dobbiamo andare da questa parte, vero? E ci siamo. Ok, lanciamogli gli arpioni. Oh, oh. E come lo schiva? Ah, mi sa che devo anche guidare. Attenzione. Via. Credo di poter guidare anche la barca, non ricordo. Ma comunque dobbiamo lanciargli degli arpioni. Meno male che ho girato. Forza. Preso. Ma ce ne vorranno un bel po'. Attenzione.
che questo infame torna. Credo che stiamo morendo. Sì, siamo lontanissimi e siamo deboli. Mi sa che ci ha ammazzato, ragazzi. Siamo morti. Ho dimenticato di curarmi. Va bene, ci riproviamo. Che problema c'è? Credo sia non un girino, non un anfibio, una grossa salamandra. Anche lui porta una Plagas dentro di sé. Si vede dai tentacolacci che gli escono dalla bocca. Ok, cerchiamo di fare le cose fatte bene. Ci trascina. Sì. Aspetta, giriamo, giriamo, giriamo. Bene. Preso. Un tronco, un tronco. Maledizione. Abbiamo perso un bel po' di energia, quindi torniamo a nuoto. Credo che la sua velocità dipenda dall'energia. Vediamo se posso curarmi. Certo che posso. Va bene, è il momento di usare una delle erbe. Ho un'erba rossa da qualche parte? Era lì, vabbè. Così abbiamo anche aumentato l'energia massima. Poi proveremo ad usare le uova. Adesso. Dove sei? Eccolo. Preso. Non è comodissimo il mirino, eh. Dov'è andato? Sta sotto? Dov'è? Oh mio Dio, ho girato proprio dalla parte sbagliata. Ok, l'ho preso all'ultimo. Mi sembra, non vorrei sbagliare, il verso che fa, credo sia, è lo stesso verso del tirannosauro su Dino Crisis. Se qualcuno lo sente. Ah, addirittura tre gliene abbiamo lanciati. Adesso giriamo. Dai che gliene stiamo piantando un bel po'. Ascoltiamo. Adesso non si è sentito. Però ne sono quasi sicuro. Calma. Pronti. Credo di sì. Pelo pelo di nuovo. Ah. Attenzione ai tronchi. Forza, taglia. Oh. Ci avrebbe portato a fondo con lui. Che brutto quarto d'ora. Però ce l'abbiamo fatta, dai. Io sarei passato raso raso alla costa. Col cavolo.
la plaga che si sta sviluppando. Colpi mandati a segno 78% per un totale di 81%. Abbiamo ucciso 142 nemici dall'inizio e abbiamo usato due vite. Una l'abbiamo sprecata per fare gli scemi, ma anche per sbloccare l'achievement, e l'altra ce l'ha fatta usare del lago. Certo che salviamo. Adesso, ragazzi, è il momento in cui questo Resident Evil 4 comincia a farmi paura. Finora è stato divertente, è stato figo. Da questo momento comincia a mettermi paura. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Ok, siamo entrati in questa casupola e abbiamo perso i sensi. Si è fatta notte nel frattempo e sta anche piovendo. E ora vi dico perché da questo punto comincia a farmi paura. A parte che fuori sì, ci sono delle fiaccole accese, ma va bene. E intanto qui c'è un foglio da leggere, vediamo un po'. Lettera anonima. C'è un oggetto importante nascosto alle cascate. Se lo trovi, potresti riuscire a liberare Ashley dalla chiesa. Ma stai in guardia. Il cammino per arrivare alla chiesa non è una passeggiata. Hanno schierato un certo El Gigante. O forse non so se è El Gigante pronunciato bene. Comunque, quindi fai attenzione. Riguardo a quello che sta succedendo al tuo corpo, mi piacerebbe aiutarti, ma la situazione va oltre le mie competenze. Quindi c'è qualcuno che ci sta... che sta cercando di aiutarci. E hanno schierato questo El Gigante. Che sporcizia. Beh, in effetti non è proprio un letto in cui dormirei. Qui posso aprire? Non c'è nulla di insolito. Apriamo questa cassa. Altri soldi. La stufa posso aprirla? No. Salviamo. Ce ne sarà bisogno. Usciamo. Piove. Governo ladro. Qui c'è la nostra barchetta. Potremmo anche... Come vedete laggiù ci sono due fiaccole. E dopo ci passeremo. Adesso però dobbiamo proseguire da questa parte, perché dobbiamo raccogliere quell'oggetto chiave che ci ha detto nel messaggio. Qui non c'era altro da fare, vero? Ci sono dei pesci che saltellano, ma infatti qui c'è, credo sia anche il mercante addirittura, anche perché quelle erano le sue fiaccole. Noi per adesso dobbiamo andare da quest'altra parte, quindi andiamo. Ricordo. La Plagas sta avanzando. Dobbiamo fare molta attenzione, perché è molto pericoloso avvicinarci. Sì. Dobbiamo cercare di sparare al parassita, alla plaga che è emersa.
È molto resistente. Ok, comunque l'abbiamo uccisa. Attenzione, attenzione, via. Niente, usiamo... Non so se addirittura conviene usare, ecco, il fucile. Eh sì, probabilmente conviene. La plaga... Abbiamo preso 5.000 tas. Mica male, valeva la pena. C'è qualcun altro? No. Torniamo con... dovrò decidermi a potenziare ulteriormente quest'arma, il Vendicatore. Adesso, qui c'era qualcosa da fare, se non ricordo male. Man mano che passa il tempo la plaga si sviluppa, diventa sempre più pericolosa, sempre più violenta. Qui c'è una diga, probabilmente dovremo chiuderla. Ok, per il momento dobbiamo semplicemente proseguire di qua, anche se non capisco... Ah, forse dobbiamo... Ok, ok, intanto proseguiamo. Una cosa buona di Resident Evil 4 è che è molto lineare, tutto sommato. Non è... è molto difficile perdersi, molto difficile bloccarsi, anche perché comunque c'è sempre la mappa a guidarci. C'è gente qui sotto? Sì, lì c'è un gentiluomo che forse non ci ha neanche visto. Va bene, andiamo. Dovrebbe essere... Eccolo lì. Mannaggia! Come lo raggiungo? C'è un modo per salire sopra? Ah! Ma porca miseria, ho capito, ma... Guardate che occhi! Meno male che non c'era la plaga dentro, altrimenti avrei dovuto affrontarla a distanza ravvicinata. Energia, sì, curiamoci, va. Abbiamo le nostre belle uova. Non so se c'è altra gente. Lassù! Un nido? Oh, grande! Buono. Uno spinello. Ok, quindi qui altro non possiamo fare. Proseguiamo. Ah, il fuoco. Sentivo un tipo rumore di passi, invece era questo fuocherello. Ah, ok, qui dobbiamo sparare alle casse. Bam! Vai! Eccone altre. Aspetta un po'. Ah, ok. Qui non possiamo entrare, vero? La corrente è troppo forte. Sembra che ci sia un passaggio dall'altro lato. Infatti noi dobbiamo interrompere questa cascata, mi sembra. Non so se c'era... una sorta di leva, di rubinetto per chiuderla, ma mi sembra di sì. Grande, un'altra erba medica nel frattempo. Noi dobbiamo... Ah, forse farla cadere nel punto giusto? Per andare lì, aspetta. Sì. Quindi questa la dobbiamo far cadere quando è da questa parte. Credo. Poi non so se la corrente... Ah, ok, ok, la corrente le trascina, quindi come la faccio cadere? La faccio cadere. Spero. Perfetto. Scendiamo. Ricarichiamo, perché, tanto qualcuno mi attacca. E andiamo. Opla. Ma era così tranquillo? Ok, ho fatto un piccolo taglio perché, come al solito, io dimentico di mettere il joystick in carica e mi lascia immobile. Per fortuna non succede quando sto in fase di combattimento.
Eccola! Sei tu? Azionare la leva? Certo. Vedi che marchi ingegni sofisticati. Chiudiamo la chiusa. E ora dovremmo poter passare sotto. E infatti. Così facile? Ok. Noi adesso dobbiamo andare lì dove c'era la cascata. Aspetta, io torno indietro. Ma se torno indietro gli sparo in acqua? Cioè gli sparo mentre stanno in aria? Aspetta, no, però aspetta, in realtà mi conviene. Vediamo, se mi arrampico e comincio a prenderli a coltellate. Speriamo che non mi comincino a lanciare roba. Eh sì che mi lanciano roba. Se voi mi lanciate roba. Ok, hanno accusato tantissimo. Ho accusato anch'io, ma... Oh mamma. L'animaccia vostra. Calma, calma. Fermi, fermi. Che sto facendo il cretino per niente. Cercano anche di darci fuoco. Ok. Lanciare la granata è stata cosa buona. Certo, se non fossi sceso, non mi fossi fatto prendere come un fesso, sarebbe stato meglio, ma intanto è andata bene. Curiamoci. Altro uovo, così finora non ho ancora usato le erbe. Intanto ho fatto un piccolo taglio perché mi sono dato una sistemata, ho dato una sistematina all'inventario. Adesso è molto più ordinato. Ah no, aspettate. Ecco, adesso è molto più ordinato rispetto a prima. Decisamente. Ok. Ora possiamo andare a vedere cosa c'è sotto la cascata. Dovrebbe esserci, penso, la chiave per accedere alla chiesa. Il messaggio diceva così. Ha caricato di nuovo. Oh, fermi, fermi, qui sopra. Hai preso un anello con ambra. La paura. Va bene, entriamo. Odio gli spazi ristretti, aspetta. Qui, sopra? No. Andiamo con cautela, perché se mi trovo di fronte a un gruppo di persone... Oh. Da paura. Abbiamo trovato quello che ci serve. Qui sembra molto stile Indiana Jones e il Santo Graal. Esaminiamo. Prendere lo stemma circolare. Ecco il buco rotondo che stava davanti alla chiesa. Che cosa attiveremo adesso? Vai. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Il fatto che io sia stato impiantato con la plaga, sia stato fecondato con la plaga, non frega niente a nessuno. Cioè, il fatto che io sto rischiando la morte... No, devi proseguire con la missione. Queste sono cose che ho sempre odiato. E... da dove vengo io? Ah, ok, questa è la porta che si è aperta, quindi noi dobbiamo proseguire per di qua e dovrebbe portarci... Vabbè, non lo so. Andiamo avanti e vediamo. Una porta. Un'altra barca. Figo. Sto infierendo sui pipistrelli. Poveri pipistrelli. Non so se mi attaccano. Vabbè. Proseguiamo. C'è altro qui?
In teoria sì. E basta. Fatela finita un po'. Ecco. Accollate, eh? Quindi io sto qui. No, devo semplicemente prendere la barca, ok. Andava in automatico, ok. Mi sono fatto tanti problemi per niente. Amico mio. Ma guarda dove siamo sbucati. Siamo di nuovo dall'altra parte del lago. In pratica, da dove abbiamo cominciato il gameplay. C'è una bella zona di salvataggio. Il nostro caro amico. Intanto, vediamo un po'. Questi tesori che ho trovato, intendo vendermeli a partire dallo spinello. Thank you. La combinazione di pietre rare rende il copricapo un oggetto unico. Antica pipa. La pipa presenta un'incisione dettagliata. Speriamo che valga qualcosa. Bracciale d'oro con perle. Antico anello. Riesco quasi a sentire la sua storia. Spero che valga qualcosa. Ah, I'll buy it at a high price. Grande. Thank you. Boccale aspettiamo a venderlo. Questa aspettiamo a venderla. Non so se questo posso venderlo... Cioè, meglio, potevo incastonarlo. Vabbè, ragazzi, io intanto vendo. Thank you. Anche la pipa. No, per adesso dovrei avere abbastanza. What are you buying? Vediamo se ci sono cose nuove da comprare. No, per adesso. What are you buying? Vendicatore non lo possiamo potenziare, ma il fucile a pompa, lo shotgun. Is that all strange? È ora di cominciare a potenziarlo. Thank you. Oh, e anche il fucile. Potenza di fuoco. Comincia a essere necessario aumentare la nostra potenza, ragazzi. I nemici che incontriamo necessitano un potere superiore, citando Goku. Ok, quindi per adesso... direi che va bene. Posso salvare. Io sto a 46 minuti circa. Quindi salviamo. E per questo gameplay penso che possa bastare. Ok ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. In caso lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e commentatemi. Probabilmente nel momento in cui vedrete questo video starà uscendo, o perlomeno l'uscita di Resident Evil 4 Remake sarà alle porte, ma io intendo continuare a giocarmelo. Ormai ho cominciato, quindi dagli tutti. Ci vediamo la prossima volta con i prossimi gameplay. Ciao ragazzi, abbraccio a tutti.